Ciao, sono Betta e questo è il Glossario del Rispetto, la rubrica del Liguria Pride per parlare bene e pensare meglio. La parola di oggi è consenso. Tecnicamente il termine consenso significa conformità di voleri, ma nella puntata di oggi ci riferiamo al significato di questo termine in ambito sessuale. Il concetto di consenso richiama la necessità in una relazione di rispettare sempre, per qualsiasi cosa, la volontà del proprio partner. Non ci si deve sedere ad un tavolo e redigere nero su bianco un contratto, ma piuttosto assicurarsi che ci sia sempre la reciproca intenzione a fare qualcosa. E, nel caso in cui l'altra persona non sia della nostra stessa idea, rispettare il suo volere. Il consenso è specifico, perché dire di sì ad una cosa non significa dire di sì ad altre. Variabile, perché chiunque ha il diritto di cambiare idea in qualsiasi momento. Informato, perché non può essere basato sull'omissione di informazioni o su una bugia. La regola generale che si dovrebbe sempre seguire è: nel dubbio, chiedo. Se dopo aver chiesto hai ancora dei dubbi, allora non farlo. Altre regole generali da seguire sono: se ti dice di sì solo perché teme le conseguenze di un no, allora non è consenso. Se ti dice di sì solo perché stai insistendo da ore, non è consenso nemmeno quello. Se ti dice forse dopo, non mi va, non sto molto bene, non me la sento, non ne ho voglia, ho cambiato idea, non mi piace, rilassiamoci e basta, allora, anche in tutti questi casi, non è consenso. È fondamentale promuovere una cultura del consenso che equivalga a una sessualità fatta di condivisione e rispetto, positiva, che invece non si basa sulla discriminazione e la violenza. Non dimenticate di lasciare un like, condividere questo video e iscriverti al canale YouTube del Liguria Pride. Alla prossima!